Se volete acquistare Green in descrizione trovate FIFA 15 coi small e in più inserendo il codice coupon JUSTICE, tutto minuscolo, avete il 5% di crediti in più. Buona la prima ragazzi, qui è JUSTICE e siamo tornati con questo nuovissimo video. È un video un po' diverso perché mi sono veramente stancato di vedere e leggere commenti, messaggi di gente che non sa le cose e che parla a sproposito, appunto riguardo al fatto dei siti di crediti, della vendita dei crediti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, partiamo con ordine. I siti di crediti esistono, ce ne sono molti. Diciamo che quest'anno l'EA avrebbe in teoria, tra virgolette, vietato di comprare crediti, ma questa cosa non è assolutamente rispettata da nessuno, perché già dopo una settimana di gioco c'era gente che aveva 50 milioni di profitto mercato, cioè roba del genere. Quindi diciamo che è più una presa per il culo rispetto a una cosa reale, e poi c'è la gente che dice che i siti di crediti rovinano il gioco. Allora, vorrei fare un attimo chiarezza. Allora, mi dovesse spiegare perché questi siti di crediti rovinano il gioco. La gente dice perché così i prezzi sono più alti. Allora, questa è la più grande cazzata che una persona dotata di almeno due neuroni possa dire. Perché dico questo? Basta ragionare un attimo e capire. Quando è che i giocatori hanno un prezzo più basso? Quando c'è il Team of the Year. Che cosa si fa al Team of the Year? Si spacchetta. Quindi, spacchettando, si trovano giocatori, ci sono più carte di quel giocatore sul mercato e il prezzo si abbassa. Quindi, più crediti ci sono in circolazione, più la gente apre i pacchetti, più giocatori ci sono, più il prezzo è basso. Quindi è l'opposto di chi dice queste cose. Basta pensare a quando è che i prezzi sono più alti. I prezzi sono più alti all'inizio del gioco, perché ovviamente non ci sono ancora tantissime carte in circolazione e quelle poche costano tanto. Ora, la gente che dice che i siti di credito rovinano il gioco non ha capito un cazzo. Ovviamente, se non ci fossero i siti, il meccanismo sarebbe diverso. La gente dice: ma se non ci fossero i siti, nessuno si potrebbe permettere di comprare un Neymar, per esempio, a 300k e allora il prezzo si abbasserebbe. Questa è una cazzata, perché se non ci fossero i siti ci sarebbero 10, 15, 20 Neymar sul mercato e il prezzo sarebbe alle stelle e ci sarebbe comunque qualcuno in grado di comprarsi, perché se voi andate a vedere, ci sta gente che ha milioni e milioni e milioni di guadagni partite, partite. C'è gente con 5 milioni di guadagni partite. Per fare 5 milioni di guadagni partite, non so quanto devi giocare, ma non voglio nemmeno pensarci a quanto devi giocare. Quindi questa è una grandissima cazzata. È una grandissima cazzata. Poi c'è un altro discorso che la gente dice: se si comprano i crediti poi si viene bannati perché l'EA ha detto che si viene bannati. Allora, questo è in parte vero perché c'è stato un periodo, ora non mi ricordo quando, comunque, quando fecero quella manutenzione straordinaria di quasi un giorno, loro fecero un sacco di ricerche e arrivarono delle email a molti account con scritto: sei stato segnalato per acquisto di crediti da terze parti. Ultimamente questa cosa io non la sto più vedendo perché io ho vari account da dove compro crediti e non ho paura di dirlo perché non me ne frega sinceramente un cazzo e non mi è arrivato più nulla a me. Quindi, perché è matematicamente impossibile individuare tutte queste vendite, soprattutto adesso ci stanno questi pacchetti speciali, che ci sono stati questi pacchetti speciali con un sacco di carte sul mercato, è impossibile, a meno che non fanno un'altra manutenzione di 2 giorni, ma non possono permetterselo perché già i server sono stati down per PSN, attacchi hacker, eccetera, eccetera. Quindi non posso assolutamente permettersi. Comunque, nel caso vi arrivi questa email, basta che vendete tutto e cambiate account e non c'è problema. Quindi io vi invito semplicemente a ragionare quando dite le cose, perché non aprite bocca e dategli fiato, ma ditele avendo gli strumenti per farlo. Quindi mi raccomando, se commentate questo video, non dite cose: giustizia, tu dai sozzo, i siti di credito rovinano il gioco. Io chiedo perché e non sapete rispondere. Quindi mi raccomando, ragazzi, pensate prima di aprire la bocca, perché mi fate veramente incristare come pochi. Insomma, questo era quello che avevo da dirvi appunto riguardo a questi siti, che secondo me non rovinano il gioco, ma no, voi non siete obbligati in alcun modo ad acquistare, perché se voi siete forti a giocare, anche con una squadra di 10k, battete Ronaldo e Messi, non c'è crediti che tengano, cioè
Questo deve essere chiaro. Io non è che sto dicendo dovete comprare crediti, assolutamente no, ognuno è libero di fare come vuole. Io rispetto le scelte di tutti. Se voi siete capaci a giocare, anche con questi doni quotidiani che ci sono stati ora fino al 2, non so se ci saranno ancora. Comunque, i crediti ve li potete fare benissimo. Compravendita, sul mio canale trovate anche la compravendita. Io non dico dovete comprare crediti. Quindi siete liberi di fare come volete e con le squadre economiche, se siete capaci a giocare, battete tutti. Quindi non mi venite a dire, ma non si può giocare contro Messi, Ronaldo, Ibrahimovic, Gesù, la Madonna in forma nella stessa squadra. Perché è una cazzata. È una grandissima cazzata. Ora, questo era un video dove volevo un po' sfogarmi perché non ne posso più di rispondere a tutti i commenti di gente ignorante, perché ignorante nel senso etimologico, cioè che ignora, che non sa di quello, che non sa di cosa parla. Quindi mi raccomando, voi lasciate un bel mi piace se la pensate come me, anche se non la pensate come me dovete lasciarlo. No, scherzo, ovviamente, ditemi nei commenti tutto quello che volete. Noi ci vediamo a un prossimo video, io vi ringrazio come sempre per la visione, ciao a tutti e non dite cazzate.